Ok, purtroppo devo riprendere da qua perché era nella modalità diversa, quindi facciamo pure questo. Vedete che c'è il tempo migliore adesso, ma il timer sta ancora andando avanti, quindi ho 17 minuti, mi assumo la responsabilità della cosa che ho perso un po' di tempo. Questo è il mio record fino adesso, che è molto basso. Avversari da Italy, speriamo di non trovare Mac, ma credo di non trovarlo oggi sinceramente, perché di solito fa la mattina mentre io sto registrando la sera, quindi vediamo. Solitamente registro prima io, questo vuol dire. Vediamo se riusciamo a fare il nostro meglio. Allora, siamo dietro il personal, quindi c'è questa zona qua, questa è abbastanza dritta, trasporto nera è abbastanza dritta, questa posso stringerla abbastanza, forse anche troppo lo stretta, però sicuramente migliore di quello che ho fatto fino adesso. Questa è un'ottima curva, qua la teniamo dritta, qua ci abbiamo il giro della morte, quindi fin qua ci siamo. Qua abbiamo questa che è un'altra curva come prima. Qua comincia ad esserci la parte che non mi ricordo più, quindi è di qua, giro della morte. Passiamo dentro questo, qua dobbiamo andare giù di qua. A destra da questa parte, a sinistra da questa parte, reattore. E abbiamo la fine qua. Quindi 51 secondi mi dà già l'argento. Bene, arriviamo a 47 secondi. Bella tostina come mappa, o meglio, non tanto tosta, ma molto, molto gimmick, dicevo. Si vede che è molto... a me piacciono molto queste mappe, devo dire. Mi piace molto variare e come questo gioco ti porti a variare parecchio le mappe. Questa appunto c'ha un salto all'inizio, poi c'ha una curva e questa ok, poi ha questa qua che è un elemento un po' particolare, strano, con un giro della morte. Poi è una serie di elementi di seguito, esatto. Qua c'è una cosa che passiamo in mezzo all'altra pista fondamentalmente. Qua abbiamo un'altra curva parabolica un po' strana. Questo è un altro elemento a ponte, poi abbiamo un altro elemento che è lì in mezzo, un altro giro della morte un po' più largo, poi abbiamo una chicane fatta con gli elementi di prima, poi abbiamo questa che è abbastanza normale tecnica, abbiamo questo che è un altro giro della morte, quindi vedete come ci sia una successione di tanti elementi molto molto poco racing, diciamo così, e poi abbiamo quest'ultimo elemento che ci fa chiudere la mappa con 51 secondi. Dobbiamo tagliare ancora, dobbiamo essere ancora molto più performanti, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, soprattutto nella prima parte di tracciato, e man mano che la faccio comincio ad imparare l'ordine. Qua ho perso un sacco di tempo a fare questo giro, però siamo comunque davanti al nostro PB. La teniamo alta, questo bisogna farlo in un'altra maniera, così credo di averla presa un po' meglio, no, perché quello sono sempre io. Qua forse possiamo prendere meglio questo? No? Ah, questo possiamo prendere meglio, uscendo dal giro della morte un po' più dritti. Qua tiene la velocità, facciamo il giro della morte adesso. Poi abbiamo questo salto strano. Allora, questo va bene così, qua si può prendere un po' più dritta. E qua decisamente guadagniamo qualcosa? Sì, guadagniamo 7 decimi e dobbiamo scendere sotto i 47. Ok, dai che ce la possiamo fare. Queste mappe mi piacciono molto perché in realtà non richiedono un'abilità eccelsa, ma richiedono più che altro memoria, perché veramente bisogna impararsi tutti gli elementi e capire dove si può tagliare un sacco di roba. Se non sbaglio il record di questa mappa è 43 secondi, no? Quindi siamo molto indietro. Qua sicuramente prendendo un attimo più larga guadagniamo un po' di velocità in uscita. Questa la possiamo stringere, questa la possiamo... Devo trovare un modo per fare meglio questa curva, e forse questo lo è. Questo l'ho preso un po' troppo, ho curvato un po' troppo tardi, infatti mi supera Scarra, che è uno degli avversari che troviamo sempre, se non siamo tardi dall'Italia. Teniamoci dritti. Ok, qua siamo molto più veloci dei nostri avversari, quindi teniamola così. Attenzione a questa, e soprattutto che rischio. Ok, molto bene. Dovrei aver tagliato qualcosina. Sì, siamo sotto 50. Bene, bene, bene. Siamo quasi... No, ci vuole ancora da migliorare un secondo e mezzo. Abbiamo 12 minuti per farlo. E anche partendo, diciamo, con l'handicap autoimposto dei 2 minuti. Citando un iscritto di Mac, 2 minuti di Ace importa. Che a quanto pare ero a giocare a Rocket League con la mia macchinina Trackmania. Tra l'altro io mi sono fatto anche una skin, tutto bel bello, poi ho scoperto che non posso metterla fin quando non ho la versione club, che è quella che effettivamente ha Mac, per quello che vedete con quella skin, se non sbaglio.
Questa è un'ottima curva, taglia dentro, un po' rallentato qua, quella si può prendere un attimo più stretta secondo me. Questa va bene con... ah, ho toccato, niente. Ecco, queste mappe sono molto più imprecise, perché a forza di avere così tanti elementi è difficile essere proprio precisissimo in queste cose, e avendo questa limitazione del tempo secondo me ci sta, perché ti porta a fare il miglior tempo di quello che puoi fare con un'unione di tecnica, memoria e tante altre cose. Quindi queste secondo me sono le mappe migliori da sfruttare questi 20 minuti per poi andare a fare una serie di improvement di volta in volta, anche perché sì, ci sono degli errori, ma gli errori contano, ma non sono così frequenti cioè sono importanti perché ti rovinano la run, ma non succedono, a parte quando si sbaglia candidamente come ho fatto io adesso, ma non sono errori di facili da fare, insomma sono errori che non capitano così spesso. Solitamente altre mappe molto più tecniche è questione di millesimi di secondo se ti funziona o no una curva, e quindi rischi di buttare via la run per veramente pochissimo. Questa invece credo si possa permettere di fare molti più errori e soprattutto molta più tempi di reazione dilatati, in un certo senso, proprio per la quantità di elementi che ci sono in gioco. Qua sono sicuramente più veloce di tutti. Sono 3 decimi in vantaggio. Ecco, questo è l'errore che mi ha fatto perdere la run, però volevo cercare di evitare a destra e l'ho preso a sinistra, quindi si può fare decisamente di meglio. Qui vedete parto molto dopo. Infatti qua bisogna tagliare molto quella curva, e adesso si va a studiare elemento per elemento cosa si può tagliare, visto che siamo a metà della nostra performance. Quindi intanto questa va tagliata subito, secondo me anche si va chiusa subito, e forse dobbiamo anche mollare un attimo l'acceleratore. Sì, va mollato l'acceleratore perché se non voliamo via. E qua non va, lì sull'erba ci permette di inclinare la macchina quel tanto che basta per farla arrivare sulla rampa giusta. È esattamente questo volevo. Questa la prendiamo a massima velocità, però l'ho presa un po' troppo esterna, infatti adesso devo ricorreggere questa curva. Il ponte lo facciamo abbastanza tranquilli, questa la possiamo prendere a piena velocità però stretta. Questo è un giro della morte semplice. Dopo il giro della morte cosa c'era? La chicane. Quindi giro della morte, chicane, curva parabolica che ritorna normale, altro giro della morte, adesso c'è la curva strana, il doppio salto. Questa è una, questa la possiamo prendere strettissima, e qua l'abbiamo finita. Ok, un altro secondo tagliato, ce la possiamo fare. Ancora un secondo e abbiamo l'oro, almeno quello. Questo lo possiamo tagliare molto prima, anche se non credo che conti così tanto inizio gara questa curva specifica, che veramente ti fa guadagnare pochissimo. Qua l'ho presa un po' peggio perché ho dovuto rallentare un attimo, però cos'è che posso prendere meglio rispetto all'altra volta? Questa l'ho presa decisamente meglio. Poi abbiamo il ponte, questa abbiamo detto che possiamo prenderla a piena velocità per l'interna. Questo è il giro della morte, poi abbiamo la chicane. Questa la prendiamo a massima velocità col saltino che ci ha fatto fare il drift. Questo mi fa il giro della morte. Adesso abbiamo uno. Questa, un po' troppo esterno. Non posso prenderla troppo esterna quella. Però era un... avete visto che col personal best ci ho giocato un po' di avanti e indietro. Qua si può secondo me fare un bel drift lì e tagliare parecchio di quella curva. Vedete, se la prendo bene, benissimo, ho guadagnato 2 centesimi per tutto questo casino. Qua sono più veloci però, ho fatto più strada ma sono più veloce, perché ho avuto più corsia di accelerazione. Questa la posso prendere molto meglio ed è mezzo secondo. Ah, qua sono più lento del mio personal best, infatti mi supererà. Questa è la chicane, quindi così. Poi abbiamo questa che la posso prendere molto meglio. Ok,
perché tanto è una curva a 90 gradi parabolica, potrebbe starci. Poi abbiamo questo che è così e poi urca su un tratto esterno, però l'ho presa lo stesso, però sono finito fuori. No, bisogna prenderla un po' più stretta all'ultima curva. Bisogna prenderla molto più stretta all'ultima curva, ancora 7 minuti di tempo circa. Questo va benissimo così, infatti siamo quasi in pari con il personal best. Questa piena velocità, questa curva piena. Sfruttiamo l'erba. Ho frenato un attimino, però l'ho presa molto meglio. Il personal best lo sento le calcagna, quindi... Ips, attenzione. Dobbiamo recuperare qui. Ah! L'ho preso... Avevo troppo poca velocità, mi sa, sulla curva. Avevo un po' troppo poca velocità. Ah, mi si è attaccata al muro la macchina. E ricomincia. Adesso comincio a vedere un po' di errori. Però avete visto che man mano che la faccio imparo gli elementi, almeno per quanto ne so. Almeno l'oro mi piacerebbe averlo, perché non è che sia una cima a questo gioco, ma magari l'oro potrebbe essere il nostro obiettivo. Questo l'ho preso molto meglio. Questa stringila. Massima velocità, attenzione all'albero. Ho rischiato tantissimo con quell'albero e anche con questa chicane. Prima velocità, qua bisogna prenderla benissimo, perfetto. Prenderla anche un po' più esterna, quella ci sta. Adesso bisogna prendere bene questa curva. Adesso, no! Un attimo dopo. Però c'era un bel vantaggio rispetto al personal best. Non credo di un secondo, ma secondo me ce l'abbiamo dentro. Il vantaggino di un secondo riusciamo a farlo prima o poi. Prima o poi, però devo farlo entro 5 minuti. Quindi cerchiamo di farlo più prima che poi. Più prima che poi, possibilmente. Questa piena velocità. Molto bene. Questa sono un sacco di velocità in più. Attenzione alla chicane adesso. Questa la prendiamo così, molto bene. Ecco, ci siamo, il giro della morte. E adesso la parte finale. Un secondo ce l'abbiamo. Teniamolo. Che rischio. Allora, 8 decimi, quindi siamo a tanto così dall'oro. A 2 decimi dall'oro. Vediamo di risfruttarlo. Dov'è che ho perso tanto? Ah, qua sicuramente. No, dov'è che ho perso tanto? Frenando in alcuni punti specifici. Ho preso malissimo, secondo me, una delle prime curve, in realtà. Perché questa parte qua l'ho fatta anche abbastanza bene, mi sembra. Questa l'ho fatta ancora meglio. Ok, ho già un decimo e quattro solo nella prima curva, quindi già quello può essere un vantaggio, però l'abbiamo perso di nuovo e l'abbiamo riguadagnato adesso. Questa l'ho presa male. L'ho presa con molta più velocità, ma ho fatto anche un casino di strada in più. E qua l'abbiamo fregato. Ci siamo autofregati in questa maniera. Questa devo cercare di prenderla a massima velocità, una chicane. Ce la facciamo a farla con la massima velocità? Credo sia abbastanza difficile. Però ci proviamo. Qua siamo indietro, ma siamo più veloci. Fai più veloci di me, ma ho fatto meno strada. Sono indietro, sì, siamo veloci praticamente uguali. Ho fatto tanti aggiustamenti qua. Proviamo a farcela lo stesso. Riusciamo a prenderla meglio questo? Sa di no. No, decisamente no, quindi rifacciamo. Allora, stringi bene qua. Prima curva, prendiamola meglio e già ci siamo, perfetto. Qua siamo più o meno in pari. (Ride)
niente ponte. Adesso sbaglio il ponte che non l'ho sbagliato fino adesso. 2 minuti di tempo per migliorare il nostro tempo. Dai che c'è l'oro a portata di mano. L'oro veramente a portata di mano in questo caso. Non bisogna sbagliare, non bisogna sbagliare. Ok. Freghiamo con la velocità. Perso tutto qua. Qua però me li sono riguadagnati. Però me li sono persi perché non mi ha driftato la macchina. Quindi ciccia. Allora, taglia subito qua. Qua va bene. Qua mi tocca frenare un casino. E qua ho toccato l'esterno. Ciao. 1 minuto, vediamo se ce la facciamo, vediamo se ce la facciamo. Forza Ace, forza Ace, tifa Ace, tifa Ace, se no vedremo se Mac riesce a fare di meglio. Ovviamente troverete il link nella descrizione della sua mappa, se ha fatto meglio o peggio. Se ha l'oro praticamente ha sicuramente vinto, quindi già vedete quello. Ma se non ce l'avesse potremmo vincere noi. Allora, qua prendiamola un po' più dritta. Ah, ho dovuto frenare tantissimo. Mi frega proprio nel finale sta cosa. Cioè, mi frega proprio nel finale. Siamo 20 secondi alla fine, quindi o la va o lo spacca. O la va o lo spacca, tiriamoci via il bonus qua. Vediamo di fare una bella gara. Questo è l'ultimo giro, no? No! 20 secondi alla fine ce la potevo fare, ero dentro i 20 secondi. Questo è l'ultimo giro. Ultimissima prova. Forza Ace, silenzio radio. Sotto i 48, ma comunque sopra tutto quanto. Quindi 47-205 è il nostro risultato, 12° per adesso in Italy. Adesso io giocherò comunque un po' off camera, quindi vedrete sicuramente un oro probabilmente dalla mia parte, se state guardando me che l'ha fatta dopo. Ci vediamo alla prossima, io sono Ace Brave, grazie per la visione, namaste and brave.